Ci sono novità, avvocato Bianchini, per quanto riguarda la questione della voragine di via Giordano Bruno, perché insomma, i cittadini, gli abitanti della zona si sono rivolti al prefetto tramite lei. Quali sono queste novità? Le novità riguardano un intervento, un interessamento del prefetto su questa vicenda, laddove il comune di Civitavecchia, a fronte di un provvedimento ordinatorio del tribunale di Civitavecchia, piuttosto che adempiere in modo dirigente a quello che è un obbligo ovvia a questa emergenza, facendo un provvedimento assolutamente sommario e non efficace. L'intervento del Comune di Civitavecchia sembra essere finalizzato a deludere il provvedimento del Tribunale, laddove il Comune di Civitavecchia è consapevole che le criticità che riguardano quella condotta fognaria non si limitano al punto, al sito dove c'è stata la voragine, ma c'è una criticità ben più grande che riguarda via Cesare Battisti, e il Comune ne è consapevole perché l'ingegner Capobianco ha depositato una perizia che spiega qual è la problematica. Il Comune ha interdetto quella via al passaggio pedonale, quindi dando ulteriore dimostrazione di consapevolezza della situazione di grave pericolo per i cittadini, e a fronte di un ordine, ma anche e soprattutto di un obbligo, no, di dirigenza che deve avere un comune con i suoi amministratori, fa finta di non sapere che c'è quell'enorme problema in via Cesare Battisti e decide di intervenire in un modo assolutamente sommario e incomprensibile soltanto sulla voragine. Per cui il prefetto e tutte le autorità competenti dovranno intervenire loro sostituendosi a un comune inadempiente per assicurare e la sicurezza dei cittadini. Avvocato prefetto che ha mandato una comunicazione proprio al comune e ai vigili del fuoco. Il prefetto manda una comunicazione al Comune Civitavecchia e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma chiedendo notizie aggiornate in merito a questa situazione di pericolo, per cui il Comune non potrà non comunicare quali sono le reali criticità di cui il Comune è a conoscenza, e il prefetto chiede anche di dare conto di quali sono i provvedimenti adottati. Allo Stato, l'unico provvedimento che ha adottato ad oggi, sottolineo ad oggi, l'unico provvedimento adottato dal Comune è un ulteriore ricorso al Tribunale di Civitavecchia per fare un accertamento tecnico preventivo finalizzato a sapere di chi è la responsabilità del crollo di una condotta fognaria primaria, a scapito di quella che è la sicurezza dei cittadini. Un'ultima battuta, ci si aspetta quindi un intervento a breve, finalmente, da parte del Comune? Ci si aspetta, si spera, in un intervento risolutorio immediato da parte del Comune, affinché tutti i residenti della zona possano vivere in tranquillità e soprattutto in un ambiente